Carissimi novellatori, oggi vi porto una storia che ha attraversato il tempo e lo spazio, giungendo fino a me attraverso le polverose pagine di un antico diario. Sono Elissa e la storia che ho da narrarvi è un racconto di amore, intrighi e ironia, che si svolge all'interno di un antico monastero lombardo. Questo diario è un tesoro di famiglia, un lascito che mi è stato trasmesso da lontane parentele. In esso ho scoperto la testimonianza diretta di Isabetta, una giovane monaca la cui avventura trasgressiva è diventata leggenda. Con il permesso di Isabetta, oggi vi leggerò una pagina del suo diario. Una pagina che svela le vicende di cui tanto si è parlato e che ora diventano ancora più vive e ironiche attraverso le parole stesse della protagonista. Senza ulteriori indugi, immergiamoci nel mondo di Isabetta e delle sue monache, con il cuore leggero e la mente aperta, pronti a lasciarci trasportare dalle vicissitudini che hanno animato quel convento tanto tempo fa. Caro diario, oggi mi trovo a sfogliare le pagine del passato, come se fossi seduta su una vecchia poltrona, circondata dai ricordi che danzano nell'aria come polvere dorata. Le mura del monastero, una volta così austere e imponenti, oggi si tingono di un colore diverso, quello del ricordo giocoso e riverente. Come tutte le storie, anche quelle d'amore hanno un inizio. La mia, come un fulmine a cielo sereno, ha preso vita in un parlatorio, in cui ero stata convocata per ricevere un lontano parente, di cui avevo perso le tracce da tempo. Immaginando fosse un innocuo incontro di cortesia, mai avrei immaginato di trovarmi faccia a faccia con un giovane così affascinante, il cui sorriso avrebbe scaldato persino il ghiaccio nel mio cuore monastico. Eppure quel ragazzo, Egidio, dall'altra parte della grata, sembrava rispecchiare nei suoi occhi ciò che sentivo anch'io. E così ci trovammo imprigionati da sguardi e sentimenti che sfuggivano dal nostro controllo. Ma la realtà ci costrinse a separarci, e dopo quell'incontro dovette bastare la magia dei ricordi e il timido auspicio che il destino ci avrebbe riuniti ancora una volta. Era una notte come tante altre, ma con un tocco di magia nell'aria. Il segreto amore tra Egidio e me si consumava sotto il velo della notte, mentre il mondo intorno a noi taceva complice. Ah, l'amore, quella forza travolgente che ci spinge a sfidare ogni regola, ogni convenzione, anche nel più sacro dei luoghi. Ma la nostra piccola commedia romantica non è passata inosservata agli occhi delle altre suore, custodi zelanti della moralità e del decoro. Si sono lanciate in un balletto di sguardi furtivi, pettegolezzi e complotti, pronte a denunciarci alla Santa Madre Badessa, custode delle virtù del monastero. E così, quella notte, mentre Gidio si dileguava nel buio della notte, le monache irrompevano nella mia cella come un branco di cacciatori, pronte a trascinarmi di fronte alla giustizia del capitolo. E la madre badessa, nella sua fretta di castigare il peccato, ha compiuto un errore che ha lasciato tutti senza fiato. Le sue mani, mosse dall'impulso della paura, hanno afferrato i pantaloni del prete, anziché la cuffia da monaca. E così, con la testa avvolta in uno strano turbante, si è precipitata nel corridoio urlando per il mio peccato. Ah, la commedia dell'errore umano! E così, di fronte a quella visione ridicola, il peso della colpa si è alleggerito. E io, che mi sentivo già condannata, ho ritrovato la forza di affrontare il giudizio delle altre. Ma la saggezza della madre badessa ha avuto la meglio sulla cieca severità delle regole. E nel giro di un attimo il peccato è diventato virtù. La trasgressione è stata accettata come parte inevitabile della nostra umanità. E così, caro diario, mentre scrivo queste parole, sorrido al ricordo di quella notte, alla follia dell'amore che ha sconfitto ogni ostacolo. Persino la saggezza delle monache. E mentre il mondo intorno a noi continua a seguire il suo corso, io e Egidio continueremo a danzare al ritmo del nostro amore, ignari delle regole che tentano di imprigionarci. La vita continua nel monastero, con i suoi segreti e le sue piccole gioie nascoste, e io non potrei essere più felice di farne parte. Che sia benedetta la follia dell'amore, che ci rende umani al di là di ogni regola e convenzione. Salvete, omnes! Come penso ormai abbiate capito, sono Giovanni Boccaccio e sono qui con voi, solo per oggi, per commentare questa versione alternativa della novella della Badessa e le Brache, riscritta dai miei tre fidati letterati che oggi faranno da portavoce del mio pensiero, Badialetti, Bartolini e Morena. Vi starete sicuramente chiedendo il motivo che mi ha spinto a scegliere proprio il loro contributo. Ebbene, sappiate che non è per meritocrazia, ma bensì perché non vi erano altre alternative. Dunque non sono responsabile del loro operato.
Tuttavia, sentendo raccontare la nuova riscrittura di tale novella, mi sento in dovere di mettere in luce alcuni aspetti chiave che ricorrono sia nella mia versione che nella loro. Tra questi possiamo individuarne principalmente tre. In primo luogo abbiamo la critica nei confronti delle monache e del loro stile di vita ipocrita, che punta a resistere al desiderio concupiscibile della carne. Mentre alcune di loro riescono ad avere la meglio e a gestire questo impulso irrefrenabile della natura, altre, al contrario, infrangono l'ordine monastico, ritrovandosi dunque ad essere bersaglio di critiche e ironia. In secondo luogo, ritroviamo lo stile comico, appena citato, che punta a ridicolizzare e a creare una caricatura ironica delle monache, che tentano a tutti i costi di preservare le virtù monastiche, talvolta cedendo in tentazione. Nel testo è presente anche una descrizione farsesca degli eventi che si susseguono, tra cui anche il repentino mutamento di rotta della badessa, che quando colta in flagrante attua una conversione di 180 gradi. Infine, un altro elemento chiave è senz'altro la morale da me introdotta, antidogmatica e relativistica, che non condanna né tantomeno demonizza l'atteggiamento delle suore, ma si limita a cercare un punto d'equilibrio tra regole astratte e concreti comportamenti umani. Come si può evincere dal repentino mutamento di rotta di Usimbalda, la morale è completamente infranta ed è costretta con le monache a stringere un tacito accordo e, come io stesso scrissi, concludendo, venne impossibile essere il potersi dagli stimoli della carne difendere. Malabana. Malabana.